Quando il sole si scatena, gli effetti possono essere disastrosi. Non stiamo parlando di ondate di caldo, bensì di quegli tsunami di radiazioni e di plasma che vanno sotto il nome di brillamenti solari e di espulsioni coronali di massa, fenomeni all'origine delle aurore polari, ma anche di pericolose tempeste geomagnetiche, potenzialmente in grado di mettere in ginocchio punti nevralgici del nostro mondo interconnesso, dalle comunicazioni satellitari alle reti per la distribuzione dell'energia elettrica. Fenomeni che costituiscono ciò che gli scienziati chiamano space weather, tempo meteorologico dello spazio. Un rapporto uscito oggi a firma dello European Space Science Committee offre un'analisi puntuale sulla situazione europea relativa alla scienza, al monitoraggio e alla previsione dello space weather per proteggere le infrastrutture terrestri, quelle spaziali e la società. Ce ne parla uno dei ricercatori che hanno contribuito alla sua stesura, Mauro Messerotti dell'INAF di Trieste. Le nazioni europee si stanno attrezzando per monitorare, per prevedere e per cercare di mitigare questi effetti che hanno un costo per la società. L'Agenzia Spaziale Europea ha realizzato una rete di monitoraggio e di previsione per lo space weather che adesso è in corso di finalizzazione, ma naturalmente c'è bisogno che i vari paesi europei contribuiscano a questo sforzo congiunto e che ci sia un coordinamento a livello europeo. Per questo la European Science Foundation ha nominato un comitato di 11 esperti che hanno lavorato 2 anni per rilevare qual è lo stato di sviluppo nei vari paesi europei e per dare delle raccomandazioni, delle indicazioni su come procedere in maniera efficace per arrivare a un sistema robusto di protezione a livello europeo. Per questo motivo è necessario avere una serie di finanziamenti che siano ovviamente continuativi nel tempo e approfondire quelle che sono le conoscenze della fisica di questi fenomeni e migliorare i modelli previsionali. Un'attività questa già avviata da tempo anche in Italia, con l'INAF in prima fila tra gli enti che contribuiscono allo studio e al monitoraggio del meteo spaziale. L'Istituto Nazionale di Astrofisica possiede una rete molto completa di vari asset, cioè di risorse, per l'osservazione e per la modellizzazione dello space weather, in cui si può annoverare l'Osservatorio Astronomico di Trieste, per quanto riguarda le osservazioni del Sole Radio e naturalmente anche il Sardinia Radio Telescope e il radiotelescopio di Medicina, che insieme con quello di Noto fanno parte di un progetto SanDish che serve per fare immagini delle emissioni radiosolari. Poi c'è l'Osservatorio Astrofisico di Torino che possiede le competenze per la coronografia dallo spazio, ma anche ha realizzato in Altec un centro radiofisico per la previsione del tempo di arrivo del coronal mass ejection. Poi andando diciamo in ordine di latitudine abbiamo a Roma varie realtà come il telescopio fotometrico ad alta precisione che si trova nell'Osservatorio Astronomico di Roma, abbiamo un simulatore di plasmi che si trova all'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, come anche il monitor di neutroni, come anche un sistema per il monitoraggio automatico del campo magnetico delle regioni attive. A Napoli si hanno delle competenze per quanto riguarda le osservazioni magnetografiche delle regioni attive. Poi ci sarà il nuovo centro di Space Weather che verrà aperto nel campus dell'Università della Calabria a Rende e naturalmente a Catania ci sono le osservazioni di alta qualità del Sole nella riga a Calfa e nel continuo. Tutto questo viene riunito e coordinato in quella che è la rete nazionale di servizi per lo Space Weather dell'INA.